Bentornati sul canale Pony. In questo video tutorial illustreremo il corretto utilizzo e le varie funzionalità del nostro topper MPT-DP2. Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che la macchina sia correttamente collegata ad aria compressa, energia elettrica e vapore. Dare tensione alla macchina azionando l'interruttore rosso sulla console. Il sistema di controllo si accende e si posiziona sul programma di stiratura numero 0, pronta per l'utilizzo. Se la macchina è con caldaia incorporata, inserire l'interruttore accensione caldaia sul pannello principale. L'operatore ha a sua disposizione 10 programmi di lavoro, di cui 5 preimpostati dalla Pony: jeans, lana, poliestere, trama fitta e lavaggio ad acqua, mentre altri 5 sono programmabili secondo le singole necessità. Per selezionare un programma, premere una volta il tasto menu per posizionarsi su Richiama programma. Con i tasti più e meno, selezionare il programma desiderato. Premere nuovamente per 4 secondi il tasto menu per confermare la scelta. Posizionare con cura il pantalone al centro della forma bacino dopo aver chiuso bottoni e cerniera. Premere e mantenere premuto il pedale per chiudere la pala frontale. Quindi, mantenendo premuto il pedale, posizionare correttamente la cintura del pantalone sul dispositivo tendibacino. Rilasciare il pedale ed accompagnare con le mani il bacino durante il tensionamento per una perfetta distensione. Per preparare al meglio le gambe del pantalone al ciclo di stiratura, è possibile intervenire con un flusso di vapore o di aria e vapore, semplicemente premendo il pedale sinistro. La scelta può essere effettuata attraverso l'apposito selettore sul pannello di comando Vapore oppure Aria e Vapore. Posizionare quindi le due pale dedicate alle pens sulla forma bacino. Per i modelli dotati di fotocellula, premere il pedale destro per dare avvio al ciclo. Il carrello leggerà in automatico la lunghezza delle gambe ed inizierà la fase di vaporizzazione. Per i modelli dotati di carrello tradizionale, inserire la parte finale del pantalone nella pinza destra e premere il pedale per fissarla. Procedere in maniera analoga per la gamba sinistra. Una volta chiusa la pinza sinistra, il carrello tensionerà le gambe e le tre fasi del ciclo partiranno in automatico. Prima fase di vaporizzazione, nella quale il vapore ammorbidisce il tessuto. Seconda fase, che può essere di vaporizzazione più aria o in alternativa di pausa. Terza fase di ventilazione o asciugamento finale, durante la quale l'operatore, premendo il pulsante extra aria, può aumentare il tempo di ventilazione fino al raggiungimento dell'asciugamento desiderato. Per arrestare la ventilazione è sufficiente ripremere il pulsante extra aria. Al termine del ciclo, la macchina rilascia in automatico le pinze per il tensionamento delle gambe. Sostenendo il pantalone, premere il pedale per sganciare, il carrello si riposiziona pronto per il ciclo successivo. Per i pantaloni senza piega è possibile eseguire il ciclo senza l'intervento delle pale delle pens, semplicemente utilizzando il pedale in sequenza per dare avvio al ciclo.
È possibile ruotare di 90 gradi le pinze del carrello tendigambe per stirare pantaloni classici con piega. È inoltre possibile utilizzare i coni estensori bianchi per tensionare la gamba dall'interno ed evitare di lasciare segni su particolari tessuti come il velluto, le tinte scure, il fustagno o capi delicatissimi. La funzione reset, che permette l'annullamento dell'azione precedente, si attiva premendo il pulsante a fungo nero. Premendo due volte il tasto menu, ci si posiziona su Modifica programma. Tenere premuto per 4 secondi per entrare nella modalità. E successivamente con i tasti più e meno fino al raggiungimento del programma desiderato. Premere il tasto menu per spostarsi sul primo campo del nome e con i tasti più e meno scegliere il carattere desiderato. Procedere in maniera analoga per tutti gli altri caratteri fino a un massimo di 11. Spostarsi successivamente sul campo Tempo Vapore premendo il tasto Menu e con i tasti più e meno impostare il tempo desiderato. Spostarsi con il tasto Menu sul campo Tempo Vapore Aria e con i tasti più o meno impostare il tempo desiderato. Definire la fase di asciugamento finale. Confermare la modifica tenendo premuto per 4 secondi il tasto menu. Quindi premere 3 volte il tasto menu fino a posizionarsi su richiama programma. Con i tasti più o meno selezionare il programma desiderato. Premere nuovamente il tasto menu per 4 secondi per confermare la scelta. La funzione Azzera cicli programma permette l'azzeramento del conteggio dei cicli di stiratura eseguiti con uno specifico programma di stiratura. Premere 3 volte il tasto menu per posizionarsi su Azzeramento cicli programma. Tenerlo premuto per 4 secondi per entrare nella modalità Azzeramento e successivamente con i tasti più e meno fino a raggiungere il programma desiderato. Tenere premuto il tasto menu per 4 secondi per azzerare il contatore. Quindi premere 3 volte il tasto menu fino a posizionarsi su richiama programma. Con i tasti più e meno, selezionare il programma desiderato, premere nuovamente per 4 secondi il tasto menu per confermare la scelta. La funzione Selezione lingua
permette la scelta fra 6 lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese. Premere 4 volte il tasto menu per posizionarsi su Seleziona lingua. Quindi premere sempre menu per 4 secondi e con i tasti più e meno selezionare la lingua desiderata. Premere nuovamente il tasto menu per 4 secondi per confermare la scelta. Premere una volta il tasto menu fino a posizionarsi su richiama programma. Con i tasti più e meno selezionare il programma desiderato. Premere nuovamente il tasto menu per 4 secondi per confermare la scelta. La funzione ciclo manuale prevede l'attivazione manuale di ogni fase del ciclo di stiratura. Il LED acceso indica che la funzione è attiva. Premere il tasto per attivare o disattivare questa funzione. Premendo e mantenendo premuto il pedale si attiva la fase di vaporizzazione. Rilasciandolo si arresta. Premendolo nuovamente si attiva la fase di asciugamento. Premendolo di nuovo si ferma il processo. La sequenza è ripetibile tutte le volte che si vuole. A fine ciclo schiacciare il tasto nero per rilasciare il pantalone e di nuovo il pedale per sganciarlo completamente. La funzione End Mode viene utilizzata quando si desidera verificare la qualità di stiratura alla fine di un ciclo, prima di rilasciare il pantalone con la funzione attiva, terminato il ciclo, tutti i fissaggi del pantalone rimangono chiusi. È possibile quindi a fine ciclo con i tasti vapore e aria a piacere attivare le funzioni di vaporizzazione o di ventilazione. Oppure semplicemente premendo il pedale far ripartire il ciclo dall'inizio. Al termine premere il pulsante fungo nero e quindi il pedale per sganciare definitivamente il pantalone. La funzione ritardo vapore, attivabile premendo il pulsante Start, permette di ritardare l'intervento della vaporizzazione solo al momento in cui le gambe del pantalone sono completamente distese. Ciò permette una distribuzione del vapore più uniforme prima dell'intervento della ventilazione. Con la funzione qualità orlo inserita si assicura la migliore qualità di stiro. Al termine del ciclo il carrello si abbassa automaticamente evitando che le gambe del pantalone possano stropicciarsi a contatto con il carrello. In qualsiasi momento è possibile escludere la pala premendo semplicemente il pulsante escludi pala. Questa funzione può essere utile
per escludere l'intervento della pala ed evitare di lasciare segni su particolari tessuti come il velluto, le tinte scure, il fustagno o capi delicatissimi. Esclusione del carrello tendigambe. Se si ritiene di non dover utilizzare il carrello tendigambe in determinati casi, è possibile ad inizio ciclo escluderlo premendo l'apposito pulsante. Il carrello si abbassa e rimane estraneo al ciclo di stiratura. È disponibile l'opzione sul riscaldatore elettrico, che rende il vapore più secco riscaldandolo a 200 gradi centigradi. Il dispositivo regolataglie si utilizza per annullare completamente il tensionamento del bacino, ad esempio per tessuti elasticizzati. È necessario inserire il fermo meccanico in corrispondenza dell'apertura massima desiderata. Il dispositivo regolataglie gamba si utilizza per limitare il tensionamento delle gambe, utilissimo per tessuti molto elasticizzati. Si inserisce il fermo meccanico in corrispondenza della lunghezza massima desiderata. Il carrello tendigambe può essere dotato di fotocellula per la rilevazione automatica della lunghezza della gamba. Si può scegliere di inserire o meno questa funzione. In caso di disinserimento, si comanda la chiusura delle pinze con l'apposito pedale.